Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità. L'ordine del giorno recca l'audizione informale di Giuseppe Cannazza, professore di chimica farmaceutica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università di Napoli Federico II, che vedo collegati e saluto entrambi. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. In proposito, ricordo che per i deputati partecipanti da remoto è necessario che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile. Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su questa forma di pubblicità che sarà disposta salvo loro diverso avviso. Se non ci sono obiezioni da parte del professor Cannazza e del professor Maiello, dispongo l'attivazione dell'impianto. Pregherei i nostri ospiti di contenere i propri interventi entro 10 minuti ciascuno, per dar modo ai deputati di porre delle domande, alle quali seguirà la replica degli auditi, che potranno inviare, qualora non l'avessero già fatto, alla segreteria della Commissione un documento scritto o farlo pervenire successivamente. La documentazione, in assenza di obiezioni, sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera. Do quindi la parola al professor Giuseppe Cannazza, professore di chimica farmaceutica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Buonasera, prego professore. Rispettabile commissione, onorevoli tutti. Ti ringrazio innanzitutto dell'invito a questa audizione relativa a due disegni di legge volti alla modifica dell'articolo 73,5 e 73 bis del DPR 309/90. Io sono un ricercatore e docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia e ricercatore associato dell'Istituto di Nanotecnologie del CNR, e da diversi anni la mia attività di ricerca è rivolta allo studio della chimica farmaceutica delle infiorescenze di cannabis sativa. Per le competenze scientifiche nelle materie acquisite con le mie ricerche, sono stato selezionato in un bando internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tra i 5 esperti scientifici esterni per la scrittura dei report della cannabis e suoi derivati e nominato successivamente consulente temporaneo sempre per l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel prossimo meeting of the Expert Committee on Drug Dependence tenuto a Ginevra nel giugno del 2018. Dal momento che col disegno di legge numero 2307 mi scusi professore, la interrompo un attimo, siccome l'audio non è perfetto le chiederei cortesemente di parlare più lentamente in modo tale che i commissari possano recepire, e io stesso ovviamente per primo capire meglio il suo discorso, un pochino più lentamente per motivi di collegamento, la ringrazio. Certamente, mi scuso per la velocità. Quindi dicevo, visto che il comma 4 dell'articolo 73 bis intende definire non punibile chi coltiva un numero limitato di piante di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinata a un uso esclusivamente personale, e vista la mia competenza scientifica, ritengo che il mio intervento possa risultare utile nella misura in cui faccia preliminarmente chiarezza su che cosa si intende in termini scientifici per cannabis. Il termine cannabis si riferisce generalmente alla pianta appartenente alla specie cannabis sativa. Questa pianta è conosciuta e coltivata dall'uomo da molti secoli prima di Cristo per diversi impieghi, che vanno dall'impiego della sua fibra per tessuti
dei suoi semi come alimento e per l'impiego delle sue infiorescenze sia come medicinale che per i relativi effetti psicotropi. In realtà va precisato da subito che varietà diverse di cannabis hanno scopi diversi. Infatti, nonostante tutte queste varietà appartengono alla stessa specie, esistono varietà di cannabis le cui infiorescenze non hanno alcun effetto psicotropo, che vengono utilizzate principalmente per la produzione di fibre e semi. Queste varietà di cannabis sono dette generalmente canapa e la relativa coltivazione è regolamentata dalla legge 242 del 2016. L'effetto psicotropo è dovuto alla capacità o meno di tutte le varietà di cannabis di produrre e accumulare un'oleoresina costituita principalmente da terpeni e fitocannabinoide in dei tricomi ghiandolari presenti principalmente nella sua infiorescenza in misura minore sulle foglie. Per intendersi, i terpeni sono quei composti volatili responsabili del caratteristico odore della cannabis e si trovano anche in altre piante come i limonene nel limone, il pinene nel pino e non hanno alcun effetto psicotropo. I fitocannabinoidi sono invece caratteristici della cannabis e ad oggi ne sono stati scoperti oltre 150. Di questi 150 fitocannabinoidi, i due principali sono l'acido tetraidrocannabinolico e l'acido cannabidiolico. Entrambi questi fitocannabinoidi acidi, se riscaldati, si trasformano in THC e CBD, in tetraidrocannabinolo e cannabidiolo. Di questi due principali, solo il THC è il composto psicotropo con effetto stupefacente, mentre il CBD, il cannabidiolo, nonostante i tanti effetti farmacologici suggeriti dalle recenti ricerche scientifiche, non ha alcun effetto stupefacente. Quindi, per trarre una prima conclusione, la cannabis non produce direttamente il THC, ma la sua forma acida, THCA, ed è quest'ultimo che, se riscaldato, si converte nel composto psicotropo THC. Per essere ancora più chiari, il THC acido, l'acido tetraidrocannabinolico, così come è presente nella pianta, non ha di per sé effetto psicotropo ed è per questo motivo che per ottenere tale effetto la cannabis viene generalmente fumata o riscaldata. Per inciso qui vorrei segnalare che l'acido tetraidrocannabinolico non è inserito nelle tabelle delle sostanze stupefacenti psicotrope. È una sostanza di libera vendita che solo se riscaldata si converte nella sostanza controllata stupefacente psicotropa THC. I metodi ufficiali d'analisi per la determinazione qualitativa e quantitativa del THC spesso prevedono il riscaldamento iniziale del campione, convertendo la sostanza non controllata THC acido in sostanza controllata THC. Quindi sono proprio alcuni metodi d'analisi accettati ufficialmente a determinare la trasformazione di una sostanza lecita in una illecita. E questo, a mio parere, è un problema che andrebbe affrontato. Varietà di cannabis che producono alte concentrazioni di THCA nei loro tricomi ghiandolari sono quelle finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti psicotrope, mentre quelle che producono basse concentrazioni di THCA, inferiore alle 0,2, e alte concentrazioni di CBDA, di cannabidiolo, sono quelle che, come detto sopra, sono chiamate canapa. Il problema nella pratica è che morfologicamente è difficile distinguere una pianta di cannabis ad alto contenuto di THC da una pianta di canapa. Soltanto un'analisi chimica dell'infiorescenza permette tale distinzione. Con il recente aumento delle coltivazioni di canapa industriale permesse dalla legge 242 del 2016, tale somiglianza morfologica ha creato difficoltà sia tra le forze dell'ordine che devono distinguere le coltivazioni illecite da quelle lecite, sia tra i coltivatori nel dimostrare alle autorità la licità dei loro campi di canapa. Veniamo ora al recente fenomeno della commercializzazione ed uso su larga scala della cosiddetta cannabis light. Visto che, come detto, l'infiorescenza di cannabis ad alto contenuto di THC
è pressoché indistinguibile dall'infiorescenza di canapa. E visto che la legge 242 del 2016 non regolamenta l'impiego dell'infiorescenza di canapa se non in base al contenuto in THC, che deve essere inferiore allo 0,2%, anche se la norma tutela il coltivatore fino allo 0,6%, si è assistito ad una crescita esponenziale della commercializzazione di tale infiorescenza di canapa, denominata appunto Cannabis Light. Mentre il suo contenuto in THCA dovrebbe essere abbastanza basso, inferiore al 0,2%, quello in CBDA, in cannabidiolo, può essere abbastanza alto, generalmente tra il 3 e il 7%, quindi con scarso, se non nullo, effetto psicotropo. Ricordo che, come detto sopra, il CBDA, l'acido cannabidiolico, si è riscaldato, forma il CBD, il cannabidiolo, e quest'ultimo presenta diverse attività farmacologiche, come per esempio l'attività antiepilettica, ma è completamente privo di attività stupefacente psicotropa. Il problema è anche in questo caso l'impossibilità di distinguere, se non mediante analisi chimica, l'infiorescenza di cannabis stupefacente dalla cannabis light. Ancora a proposito del fenomeno cannabis light, ricordo che l'Italia è firmataria di un accordo internazionale delle Nazioni Unite sul controllo delle sostanze stupefacenti, la Single Convention del 1961. Ai sensi di tale accordo, con il termine cannabis si definisce l'infiorescenza accompagnata dalla resina di qualsiasi varietà della pianta cannabis. Questo comporta che qualsiasi infiorescenza di cannabis, compresa quella di canapa industriale, ed indipendentemente dalle concentrazioni di THC in essa contenuta, è considerata per la Single Convention sostanza da burro. Per quanto detto, per pianta di cannabis intendono allo stato in maniera indistinta sia le varietà ad alto contenuto di THC acido e quindi impiegate ad uso stupefacente psicotropo, che quelle a basso contenuto di THC acido con nessun effetto stupefacente psicotropo. Il THC che si forma dal THCA per riscaldamento è il principale responsabile dell'attività psicotropa della cannabis. È la presenza di questa sostanza, quindi, che differenzia circa gli effetti i vari tipi di cannabis. Ma vi è di più: dal 2016 nel mercato italiano la concentrazione media di THC nelle infiorescenze di cannabis è aumentata dal 5 al 10%. Questo aumento in THC è dovuto alla continua ricerca da parte dei produttori, con finalità illecite, di sviluppare varietà di cannabis con sempre più alto contenuto in THCA nell'infiorescenza, al fine di aumentare le caratteristiche droganti. Inoltre è possibile impiegare per la loro maggiore attività psicotropa i derivati della cannabis, come per esempio l'hashish o i concentrati, al fine di ottenere prodotti con elevata concentrazione di THC. In questi casi la concentrazione può superare addirittura il 50%. Quindi vorrei porre quindi alla vostra attenzione che, dal punto di vista chimico-farmaceutico, un grammo di infiorescenza di cannabis contenente una concentrazione del 5% di THC è certamente diverso da un grammo di cannabis contenente una concentrazione di THC al 15%. Gli effetti stupefacenti e psicotropi saranno certamente maggiori nel secondo caso rispetto al primo. Per questo motivo sarebbe necessario distinguere la cannabis anche in sede legislativa in base al suo contenuto in THC totale, indicando dei limiti inferiori e dei limiti superiori. Infatti, come suggerisce la letteratura scientifica, una cannabis con elevate concentrazioni di THC può predisporre i consumatori, in particolare coloro che ne fanno uso ed uso prolungato e frequente, a disturbi di cannabis e comorbidità psichiatriche associate. Vorrei sottolineare un ulteriore non secondario aspetto: oltre alla maggiore percentuale di THC di cui sopra, la cannabis acquistata sul mercato illegale può altresì risultare contaminata a causa di tecniche di coltivazione, preparazione e conservazione negligenti da sostanze pericolose come funghi nocivi, altri microbi, residui di pesticidi e metalli pesanti. Spesso la scarsa qualità di questa cannabis acquistata nel mercato illecito ha poi portato alla coltivazione personale di questa pianta.
Infine, vorrei far presente che recenti ricerche condotte dal mio gruppo di ricerca hanno individuato in una specifica varietà di cannabis un nuovo fitocannabinoide che ha mostrato in animali da laboratorio un'attività stupefacente psicotropa molto più alta dello stesso THC. Orbene, nulla ancora si conosce della concentrazione di questo nuovo fitocannabinoide nelle varietà vendute nel mercato illegale. A fronte dell'impellente necessità di studiare questi elementi, purtroppo la ricerca scientifica sulla cannabis è ancora frenata dalla difficoltà nell'ottenere le opportune autorizzazioni. Una procedura burocratica più snella permetterebbe di incrementare la conoscenza su questa pianta in modo da fornire le opportune basi scientifiche sulle quali può operare il legislatore e parallelamente combattere i fenomeni illegali. Nel mio intervento, per mia competenza scientifica, mi sono limitato esclusivamente all'aspetto farmaceutico della cannabis. Per un maggiore approfondimento sull'aspetto tossicologico, farmacologico, clinico e epidemiologico della cannabis, esistono dei report sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ringrazio tutti per l'attenzione. Ringrazio lei, professore. Darei la parola a questo punto al professor Vincenzo Maiello. Prego, professore. Buonasera, mi ascoltate? Sì, la sentiamo Sì. anche con lei, forse c'è qualche problema di connessione, la pregherei quindi di parlare lentamente, insomma, in modo chiaro per poterci consentire di seguire il discorso. Grazie. Grazie Presidente, grazie dell'invito. Ho preso visione delle due proposte di legge e esprimere una preliminare riserva sulla approccio monodisciplinare che con cui si affrontano le tematiche di stupefacenti. Sono dell'idea che la regolamentazione della materia richieda un cambio di paradigma, sul presupposto che ritengo non abbia bisogno di particolari spiegazioni, che quello della droga sia una che presenti una multifattorialità e una continuità di fondo delle problematiche che l'inserimento delle medesime all'interno di una risposta monodimensionale, qual è quella affidata esclusivamente al piano repressivo, absit iniuria verbis, denuncia un metodo i cui risultati sono stati bocciati dall'esperienza e dalla pratica applicazione degli strumenti cui finora è stata rivolta l'attenzione da parte delle. Intendo dire che il ricorso al diritto penale in questa materia, in modo particolare in questa materia, non può di primo acchito, oltre che alla luce della esperienza avuta in, ahimè, ormai un cinquantennio o quasi di disciplina repressiva allargata, non può avere un impatto di tipo salvifico. Pensare di risolvere, di affrontare
e di avviare a soluzione la molteplicità degli aspetti che fanno dell'universo del consumo delle sostanze stupefacenti un problema capitale che attraversa generazioni, ambiti sociali e che chiama in causa molteplicità di questioni che vanno da quelle che coinvolgono l'arricchimento delle grosse organizzazioni criminali al problema della salute, al problema della gestione sul piano diversificato di questi fenomeni. L'esperienza applicativa dimostra come la materia degli stupefacenti non può affidarsi esclusivamente alla regolamentazione penale. Assumere un approccio che metta in prima linea la risposta repressiva significa tradire tutto quello che è il corredo di criteri razionali che stanno dietro un uso ragionevole della risorsa punitiva. Non mi stanco mai, nelle diverse occasioni in cui ho titolo per parlare, quindi nei convegni, nell'attività scientifica, di mettere in evidenza come delle grosse questioni che la civiltà politica del nostro tempo ha il dovere di porre al centro delle dinamiche di conformazione della legislazione, quindi di studio delle problematiche, di studio di messa a fuoco della individuazione dei rimedi auspicabili delle fenomenologie sociali che vogliono scongiurare, è quella della che riguarda diciamo i termini di uso, le condizioni d'uso del diritto. Dobbiamo tornare a pensare che il diritto penale sia l'estrema ratio della politica sociale. Dobbiamo rilanciare un'idea di residualità del diritto penale e del carcere in modo particolare. Dobbiamo evitare di fare delle politiche penali repressive. Mi ascolto, c'è un problema di ritorno. Pronto? Sì, noi la sentiamo con qualche piccola difficoltà, ma riusciamo a seguirla. Perfetto, grazie. Dicevo quindi, una delle grandi questioni della democrazia del nostro tempo, della democrazia parlamentare, della democrazia liberale, della democrazia costituzionale, sarebbe quella di restituire al diritto, alle politiche repressive, il compito e il ruolo che gli aveva assegnato il pensiero liberale, quindi quello di essere uno strumento assolutamente residuale cui ricorrere soltanto in casi di conclamata necessità. Il che significa che la politica deve, quando si pone il problema di come scongiurare un fenomeno di devianza sociale, deve porsi il problema di individuare in prima battuta strumenti extrapenali di controllo. Quindi porsi il problema, le cause che danno vita a quella disfunzione, interrogarsi su come fare per rimuovere, se non in tutto, almeno in parte, le cause di quel fenomeno, e con riferimento alla parte di fenomeno che, ahimè, resta confinato nella sua dimensione fisiologica, intervenire strumentario di tipo repressivo. Ma invece a me sembra che, soprattutto in ambito con riferimento a di cui ci dobbiamo occupare, mi pare che vi sia stato proprio un cambio di paradigma, si sia posto al primo, scusatemi del bisticcio di parole, si sia posto al centro, diciamo, il ricorso alla risorsa penale. Ma veniamo
ai problemi che sollevano i due disegni di legge. Io esprimo una contrarietà di principio, anche per le cose che ho detto, alla proposta di legge 2160, Molinari ed altri, perché questa proposta di legge si muove nella prospettiva di rafforzare l'idea di fondo che la risorsa da privilegiare nella lotta alle condotte che ruotano, illecite che ruotano intorno all'uso, al commercio delle sostanze stupefacenti, sia il carcere. Vediamo che il ricorso al carcere ha prodotto sovraffollamento carcerario, ha prodotto ingolfamento del carico giudiziario, ha prodotto un sovraccarico di occupazione da parte delle agenzie istituzionali deputate al controllo di quei fenomeni, senza che, ahimè, ne sia derivata un sostanziale abbassamento dei tassi di criminalità collegati alla condizione di tossicodipendente. Ecco, quindi insistere sulla di rafforzare la risposta repressiva, coltivando la prospettiva che attraverso questa via ottenere un abbassamento dei tassi di criminalità, mi pare insistere su quella che è un'illusione. E quindi io, diciamo, su questa proposta, rispetto a questa proposta di legge, ho una posizione di assoluta contrarietà. Così come sono, vede, contrario soltanto all'idea di innalzare i livelli edittali di pena previsti per le fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73, ma ovviamente anche sull'articolo 380, che renderebbe addirittura obbligatorio l'arresto in flagranza anche qualora si configurino le condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 73. A me, sì, francamente, una strada retroguardia che ripropone un'idea sbagliata criminologicamente, oltre che costituzionalmente illegittima, di diritto penale. Ovviamente, contrarietà assoluta anche alla prospettata abrogazione dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 73, che invece mi sembra vadano mantenuti, perché riescono a realizzare una forma di sussidiarietà di secondo livello, nel senso dell'intervento penale, in modo particolare dell'incarcerario, nel senso che, come dire, rappresentano degli strumenti per evitare ingressi in carcere. La proposta di legge 2307 si muove lungo una prospettiva politica politico-criminale di maggiore condivisibilità, perché è una proposta di legge che mira al rafforzamento delle condizioni di applicabilità del quinto comma, di quello che sarebbe il quinto comma dell'articolo 73, di cui si chiede, come dire, la soppressione con la sostituzione dell'articolo 73 bis. Ecco, io rispetto a questa ipotesi, io muovo queste riflessioni. Io sono
d'accordo a configurare in forma di fattispecie autonoma la fattispecie della lieve entità come riferita esclusivamente alla materia delle droghe pesanti. Io eviterei, cioè, di configurare la fattispecie della lieve entità anche per le condotte che riguardano le droghe leggere, rispetto alle quali abbasserei il minimo edittale, anzi eviterei il minimo edittale e costruirei una fattispecie di lieve entità punita fino a 15 anni. Quindi avremo un minimo edittale che è quello di 15 giorni, cioè la disposizione del codice penale che in caso di mancazione del minimo di durata della pena detentiva la fissa per i delitti, la fissa in 15 giorni, e costruirei e direi un massimo edittale, naturalmente che sia inferiore al minimo edittale della fattispecie di cessione commercio delle droghe pesanti, di cui mi permetterei di avanzare la proposta di un ritocco al ribasso, cioè io sostituirei, vedete, noi dobbiamo prendere a 73 è assistito da presidi edittali che non trovano riscontro in Europa, non trovano riscontro. Punire la cessione di sostanze stupefacenti con una pena che va da 6 a 20 anni di reclusione restituisce l'immagine di una severità eccessiva, sproporzionata, irragionevole. Insomma, non c'è bisogno di scomodare Beccaria o gli studi criminologici per mettere in evidenza come, quando si oltrepassi il limite della ragionevolezza sanzionatoria, siano i tassi di criminalità, la pena eccessiva finisce per essere una pena criminogenetica, perché si scatenano reazioni di contestazione, di alterità, che finisce un fattore criminogenetico. Insomma, punire, se noi consideriamo che l'omicidio volontario è punito con una pena non inferiore nel massimo a 21 anni. Il che significa? Non inferiore nel minimo a 21 anni, il che significa massimo 24 anni. Ma ci rendiamo conto che noi possiamo punire la cessione di droghe pesanti con una pena che è praticamente contigua a quella prevista per l'omicidio volontario? Noi dobbiamo osservare un criterio di proporzione anche per definire la scala interna nella gerarchia dei reati. Mi scusi professore, vorrei invitarla ad avviarsi verso la conclusione, perché dobbiamo attendere le domande dei colleghi, poi le vostre risposte, allora, e verso le 8 dovremo chiudere, quindi le chiederei di avviarsi a conclusione, grazie. Nonostante l'estremo interesse che suscitano le sue parole, però purtroppo i tempi sono questi. Non si preoccupi. Allora, la mia idea è che la fattispecie di cui all'articolo 73 andrebbe ridimensionata nelle cornici edittali. Quindi io proporrei un intervento che guardi anche all'articolo 73 con fissazione del minimo in anni 5 e del massimo in anni 15. In questo modo noi anche una cornice edittale in cui il massimo costituisca un multiplo rispetto al minimo. Primo.
In secondo luogo, la fattispecie di lieve entità alle sole condotte che riguardano le droghe pesanti, prevedendo un massimo che debba essere inferiore al minimo della fattispecie base. Quindi il minimo dell'articolo 73 potrebbe essere fissato in anni 5, il massimo della fattispecie di lieve entità in anni 4, con un minimo non stabilito, e quindi si andrebbe dai 15 giorni ai 4 anni di reclusione. Alla fattispecie del commercio, della cessione di droghe leggere, io riserverei l'applicabilità specie di lieve entità, ma lascerei un minimo, anche qua il minimo non definito, e quindi si potrebbe partire da 15 giorni fino a 2 o 3 anni di reclusione. Grazie. La ringrazio, professore. Ora vediamo un pochino se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire. L'onorevole Maggi, prego. Sì, grazie Presidente. No, per il professore Maiello, di cui condivido l'impostazione generale, e credo siano anche utili gli spunti e i consigli che ci ha dato rispetto a una revisione più complessiva dei minimi e dei massimi di pena, c'è un aspetto che non ha toccato nel breve tempo a disposizione, su cui volevo chiedere una sua opinione, che è quello che nella proposta 2307 è invece toccato dal quarto comma dell'articolo del nuovo articolo 73 bis che sarebbe introdotto, e cioè la non punibilità della coltivazione, dell'autocoltivazione, per semplificare, sì, di cannabis, cioè di una coltivazione finalizzata a una produzione per scopo personale. Ecco, anche su questo volevamo il tuo parere. Sì, grazie. Sì, un attimo, professore. Scusi, professore, un attimo, vediamo se c'è qualche altro collega che vuole intervenire. Mi pare che non ci sia nessuno che vuole intervenire. Prego, prego, professore. Posso intervenire? Onorevole Bellucci? Sì, posso intervenire. Prego, prego, certo, prego, onorevole Bellucci. Grazie. Prego. Grazie, la sentiamo. Presidente. Mi parli sentite? Pure, vediamo com'è l'audio. Prego. Mi sentite? Sì, prego, prego. Allora, perfetto. Abbasso un attimo io l'audio, altrimenti ho l'eco. Allora, ringrazio molto gli auditi per le relazioni che hanno fatto e che ho ascoltato intentamente. In particolare mi colpiva la relazione del professor Aiello, cercherò di essere breve ovviamente per darvi la possibilità di restituire. Sono pienamente d'accordo che l'approccio al contrasto alle dipendenze patologiche, alle tossicodipendenze e quindi alla droga debba essere un approccio multidisciplinare, multidimensionale, e che non possa essere ridursi soltanto con un approccio penalistico di carattere repressivo. Quindi, a fronte anche di questa premessa, vorrei capire però meglio come lei a quel punto intenda o pensa possa essere utile affrontare la problematica delle dipendenze patologiche, delle tossicodipendenze oggi e della diffusione dell'utilizzo di droghe, in particolar modo tra i giovani, ma in genere nella popolazione generale. Dal momento che, si figuri, io sono prima firmataria di una proposta di legge che si occupa di andare a modificare la parte del sistema dei servizi della 309, perché oggi noi abbiamo una problematica drammatica, il fatto che c'è una normalizzazione dell'utilizzo di droghe, che i servizi delle dipendenze patologiche sono abbandonati a loro stessi, che le attività di prevenzione, di cura, di trattamento e di reinserimento sociale e lavorativo riceve pochissima attenzione e pochissimi fondi, e che tutto questo non è attenzionato. La normalizzazione dell'utilizzo di droghe che ormai si ha dal punto di vista culturale, per cui ormai è normale assumere droghe, e su questo un ingresso importante la fanno anche i cannabinoidi, fa sì che ci si trovi in una condizione molto difficile.
E allora queste proposte di legge che lei ha esaminato cercano in maniera diversa di affrontare la problematica dello spaccio, della produzione, quindi dello scambio, che è una problematica oggi, perché posto il fatto che c'è un sistema che non viene più attenzionato, alimentato come si dovrebbe rispetto alla prevenzione, la cura, il trattamento, a anche dire che drogarsi fa male senza se e senza ma, posto questo, c'è poi un altro problema, che oggi chi spaccia in luogo della lieve quantità, della modica quantità, quindi mantiene una piccola quantità da scambiare, poi ovviamente alloga in posti diversi la quantità più ingente di sostanza, e quindi oggi le forze dell'ordine ci dicono, come anche insomma tutto il sistema di repressione ci dice, che ha una difficoltà reale anche a poter intervenire in quelli che non sono dei consumatori, ma sono invece degli spacciatori. Allora io ci tenevo a dirle che sono d'accordissimo sul suo approccio multidimensionale e credo che effettivamente le politiche sociali debbano partire da una comunicazione e quindi poi interventi di prevenzione a tutti i livelli, che dicono che le droghe fanno male e che noi per vivere, nell'affrontare le difficoltà, dovremmo essere aiutati da una comunità, una comunione di persone che cerca di trovare le risposte fuori dalle sostanze droganti e non nelle sostanze droganti, come i cannabinoidi, come le sostanze sintetiche che oggi sono tantissime, con fino ad arrivare all'eroina e alla cocaina. Non è quello il modo per superare i propri problemi e le proprie difficoltà. Ma detto questo, poi, proprio lei, anche dall'alto della sua esperienza, quale pensa che sia l'intervento normativo che deve fare fronte invece oggi ad una realtà? Cioè quella che lo spaccio non si riesce spesso a contenerlo proprio a fronte delle modalità in cui viene perpetrato e delle difficoltà quindi che hanno le forze dell'ordine e poi successivamente il sistema giudiziario di intervenire proprio in luogo di quella lieve entità. Ovviamente parliamo di spaccio, cioè non stiamo parlando quindi di consumo, di chi consuma, ma parliamo di persone che spacciano e trafficano e quindi su questo fanno guadagno sulla pelle della gente, perché la droga è un veleno, farmaco, un veleno che non è curativo in questo caso, perché io sono assolutamente a favore della cannabis per uso terapeutico, ma è un'altra cosa, c'è una prescrizione medica, c'è una diagnosi, c'è una prescrizione che prevede delle quantità con delle finalità precise e c'è un controllo da parte dei medici. Se noi invece sdoganiamo tutto questo, non la facciamo più rientrare fra un'attività terapeutica di carattere sanitario, quindi curativa, ma diventa l'autosomministrazione, autoprescrizione, inevitabilmente crea dei danni e diventa anche, dall'altro lato, per uso ricreativo. Quindi siccome non stiamo parlando di consumo, ma stiamo parlando di spaccio e di quindi cessione della sostanza, io chiedo a lei, dall'alto della sua esperienza, di poterci aiutare a capire, posto il fatto che queste due proposte di legge, secondo lei, una non va bene e l'altra comunque affronta un'altra problematica che non è quella legata ad intervenire invece nello spaccio, come secondo lei si debba intervenire per poter interrompere un sistema che rende difficile interrompere l'attività che viene fatta dagli spacciatori. Grazie. Grazie a lei, onorevole Bellucci. Credo che non ci siano altre richieste di intervento, per cui chiederei ai nostri ospiti di intervenire e dare la loro opinione sul punto in modo sintetico. Grazie. Posso? Prego, certo, professor Maiello, certo. Sì, grazie, Presidente. Allora, rispetto al punto sollevato dall'onorevole Maggi, sì, effettivamente mi scuso per l'incompletezza del precedente mio intervento. Io sono favorevole alla introduzione dell'ipotesi di non punibilità di cui al quarto comma dell'articolo 73 bis ipotizzato. Piuttosto, in linea con la recente sentenza
le sezioni unite della Cassazione del gennaio scorso, io cercherei di tassativizzare l'ipotesi, stabilire che non è punibile chi coltiva un limitato di piante di cannabis idonee finalizzate alla produzione a uso esclusivamente personale, mi pare che possa lasciare uno spazio di manovra ermeneutica affidata al giudice non pienamente rispettoso delle regole di determinatezza e di precisione che dovrebbero connotare anche le previsioni di non punibilità, perché ricordo che si può violare la legalità non soltanto in malam partem, ma anche in bonam partem. Se noi non circoscriviamo entro ambiti sufficientemente definiti, con una previsione che esprima dal punto di vista semantico con chiarezza quali sono i presupposti della non punibilità, noi affidiamo al giudice strumento che può essere fomite di discriminazioni. E quindi, che so, per esempio, si potrebbe elencare una serie di criteri espressivi della limitatezza della coltivazione e della idoneità a soddisfare esigenze di carattere solo personale. Per esempio, alla forma domestica, alle rudimentali tecniche utilizzate, alla precisazione dello scarso numero di piante, al modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, insomma, criteri che valgano a contenere lo spazio di esercizio del potere di connotazione da parte del giudice. Per il resto, la prospettiva di introdurre questa ipotesi di non punibilità possa incontrare il favore di quanti continuano a ritenere che il ricorso alla sanzione penale e in modo particolare a quella carceraria debba essere confinata entro ambiti del tutto marginali. E qua vengo alla all'interessantissime interrogativi di Bellucci, che mi fa credito di competenze che evidentemente io non ho e che io non ho non soltanto per difetti miei evidenti, ma direi che non ho in quanto penalista, e forse vorrei dire che non dovrei neppure avere in quanto penalista. Io ricordo che il diritto penale può svolgere la sua funzione se fa economia dei propri strumenti. Questo significa che sul piano epistemologico uno studioso di diritto penale si preoccupa esclusivamente di controllare che siano da parte del discorso politico, diciamo da parte del sapere complessivamente considerato, che non siano delle strade alternative che possano essere percorse. E allora io starei quasi per, come dire, catapultare la domanda. Di norma le norme penali, le disposizioni penali rappresentano delle appendici di disegni di legge all'interno dei quali si trovano i percorsi additati come soluzioni fisiologiche per addivenire al superamento del problema. Cioè vi è una regolamentazione del fenomeno lasciando appunto all'appendice sanzionatoria il compito di intervenire quando, nonostante che si sia messa in campo diciamo nella maniera più articolare potenzialmente ottimale possibile
la capacità dell'istituzione, dell'ordinamento di prevenire il fenomeno, comunque il fenomeno o una parte del fenomeno tenuta ad esistenza, a quel punto anche per una funzione di convalida del valore che l'ordinamento vuole proteggere si ricorre alla sanzione penale. E allora io sono molto in difficoltà nel rispondere alla sua domanda, al suo interrogativo, perché io mi devo confrontare esclusivamente con delle prospettate ipotesi di rimodulazione della risposta. E allora io non posso che dire: guardate che noi vogliamo di nuovo battere su di un tasto che ha prodotto solo disastri. È lei stessa che mette in evidenza come il compito fondamentale della nostra società sia di far divulgare e circolare l'idea che drogarsi è un male, che drogarsi fa male, che drogarsi colloca il soggetto assuntore in una condizione di dipendenza, di minorità che non lo rende protagonista e libero delle sue scelte. Mi veniva da pensare, e ovviamente se questo è, come dire, il programma verso cui deve tendere un ordinamento, questo programma non può essere soddisfatto dalle norme penali, perché le norme penali non hanno una funzione promozionale, interessi che si vogliono far consolidare nella coscienza sociale. Insomma, al diritto penale noi non possiamo chiedere venire per far capire alla gente che cosa sia giusto e che cosa non sia giusto. Questo è compito di agenzie istituzionali, di altri comparti delle politiche pubbliche. E mi veniva da pensare questo: sul versante della lotta alla mafia noi abbiamo molto investito nelle politiche educative, nelle strategie di formazione delle coscienze sociali, per esempio inondando le scuole di ogni ordine e grado di presenze qualificate di operatori o di cultori del diritto e di esponenti della magistratura che stavano diffondere le immagini, diciamo, a diffondere le idee che potevano contrastare il sorgere e la diffusione dell'illegalità mafiosa. Ma non mi pare che noi abbiamo mai pensato di mettere in campo strategia di questo tipo nelle scuole. Perché non si va anche nelle scuole a sarebbero, come dire, i luoghi della formazione educativa per eccellenza, a praticare un discorso che è assolutamente in linea con i compiti e le funzioni dell'istituzione scolastica, e quindi parlare delle droghe, di ciò che significa sul piano individuale e di quali sono le controindicazioni anche sociali. E parlare non soltanto in termini astratti, contare che cosa è stata l'esperienza di lotta attraverso il diritto penale delle tendenze patologiche, come giustamente le definisce lei. Dobbiamo affrontare questo discorso, però lo dobbiamo fare da parte di operatori intellettualmente onesti che vanno a dire quali sono stati i risultati di questa esperienza, quali contributi ha dato la repressione, la penalizzazione a tappeto. Guardate che non esiste in tutto lo sterminato universo penalistico una disposizione come quella dell'articolo 73, in cui si punisce la cessione, la vendita, la circolazione, il traffico, la detenzione, cioè tutte, ogni manifestazione di vita del soggetto rispetto alla sostanza stupefacente
entra nel fuoco del disvalore penale, quindi viene colpito dalla pena. Siamo quindi al cospetto di una penalizzazione a tappeto, indiscriminata, a 360 gradi. Quali sono i risultati? Crescita della popolazione carceraria, innalzamento dei tassi di criminalità di chi è entrato nel carcere, perché lo sappiamo, il carcere è una fabbrica di contagio criminale. E quindi chi entra nel carcere, anche il primario che entra nel carcere, e il primario che entra nel carcere non dovendo, perché diciamo in un'ottica di diritto penale non paternalistico, ma che guardi con razionalità strumentale tende a questi fenomeni, noi dovremmo dire che il piccolo spacciatore, quantomeno il primario piccolo spacciatore, non dovrebbe entrare, soprattutto se nella maggior parte dei casi quel soggetto è anche tossicodipendente. Bene, e allora abbiamo fatto un accertamento per verificare i tassi di recidiva che colpiscono questo genere di tipologie. Scusi professore, è molto appassionante, molto interessante. Chiederei di avviarsi un attimo alla conclusione, così magari chiediamo anche. Prego, prego. E quindi allora, conclusivamente, mi sembra che il giudizio, ma guardi, io dico di più, anche alla proposta 2307 evidenzia dei limiti, e a mio avviso molto riduttivo mettere in campo in questo momento degli interventi di riforma legislativa che in ogni caso finiscono per guardare soltanto, sia pure nella rimodulazione in bonam mortem, ad aspetti dell'intervento repressivo dello Stato. Grazie. Grazie. Grazie a lei, professore. Io vorrei chiedere al professor Cannazza se vuole chiudere con qualche considerazione in merito a questa discussione e alle osservazioni dei colleghi. Certamente, cioè, mi è piaciuto l'intervento del professor Maiello riguardo al punto sulla non punibilità della coltivazione della cannabis, sostanzialmente, in cui non vengono espressi dei limiti chiari, dei punti chiari, perché lasciando aperto un limitato numero di piante ad uso personale, difficile da quantificare. L'altro punto che mi permetteva di sottolineare è, per favore, si stia attenti a non fare della cannabis, scusatemi il giro di parole, della stessa erba un fascio. La cannabis, il problema sostanziale della cannabis è la presenza del THC, di quella benedetta sostanza. Cannabis in sé per sé, tutto il mio intervento voleva significare che dire cannabis non vuol dire assolutamente niente. È la concentrazione del principio attivo come chimico farmaceutico, scusate se mi permetto di insistere su questo punto, e la quantificazione, la quantità di sostanza drogante di THC presente nella pianta che determina se la pianta è drogante o meno. È su questo che la legislazione deve intervenire, definire dei limiti inferiori, dei limiti superiori di questa sostanza, perché è questa la sostanza che causa gli effetti droganti, eccetera. Vi ho lasciato il materiale cartaceo della mia presentazione perché secondo me è importante anche insistere sul punto che, indipendentemente dalla pianta di cannabis come la canapa, che contiene piccolissime quantità di materiale drogante, esistono degli estratti della cannabis, partendo dall'hashish ai concentrati, in cui la concentrazione di THC è addirittura superiore al 50%. È folle considerare simili queste due sostanze. Non so se sto cercando, se mi riesco a spiegare dal punto di vista chimico-farmaceutico, però
parlare di cannabis al 2% di THC vuol dire che un grammo di quella cannabis contiene una quantità rispetto al percentuale di 2 grammi. Però se io prendo la stessa quantità di cannabis con una concentrazione di THC al 10%, al 15%, è completamente diverso. L'effetto che si ottiene è completamente diverso. Su questo punto e queste limitazioni, secondo me, andrebbero inserite. Scusate se insisto su questo punto. No, no, non è niente di che scusarsi. Io la ringrazio, ringrazio lei anche per aver provveduto a farci avere già un contributo scritto. Ringrazio il professor Maiello che, se riterrà, potrà anche lui mandare 2 righe a compendio del suo intervento. Ringrazio i colleghi, la collega Bellucci che è intervenuta e i colleghi che hanno provocato questo dibattito molto interessante. Scusate se mi sono dilungato, sono le 8 passate, vi saluto e arrivederci alla prossima. Dichiaro chiusa l'audizione.